Come avrete certamente capito dal titolo, mi scrive JP dalla California. Caro Giancarlo e cari amici, come sapete il nostro Joe si è ricandidato. Con la candidatura bisogna fare anche gli spot radiotelevisivi e Joe ne ha già fatto uno, il primo, con musica direi roccheggiante, con chitarra elettrica. Lo spot è un po' come lui. Cominciamo dal figlio. Il presidente da noi ha il diritto di scegliersi i consiglieri personali. Non devono essere dei politici, chi vuole lui? Bene, ha scelto il figlio Hunter, che ha definito una persona di grosse qualità. Da noi sapete la barzelletta che gira. Riuscire a dire due volte senza scoppiare a ridere che Hunter è il più grande artista americano mai esistito. Infatti, per sua stessa ammissione, vende quadri a cifre stratosferiche che, se avete, che ne so, un Caravaggio o un Raffaello e lo vendete a malapena, vi potete comprare la cornice dei quadri di Hunter. Le cifre che pagano per i suoi quadri sono cifre stratosferiche. Lui, per la verità, ha una particolarità. Ha solo due acquirenti, o meglio, i suoi quadri vengono venduti solo in due nazioni, l'Ucraina e in Cina. Lì e le sue opere vengono vendute, ma per milioni di dollari, eh! Ma ora veniamo allo spot elettorale di Joe. Comincia con il basso e poi con sottofondo di chitarra elettrica che aumenta sempre di più. È lui che dice: libertà, libertà, cosa meravigliosa democrazia, la democrazia e la libertà che fortunatamente con me sono due cose al sicuro. In un mondo dove regna il caos c'è bisogno di un leader forte, con polso, che sappia condurre il mondo occidentale, un leader come me. Infatti, per essere dinamico lo si vede quando sale e scende le scale dell'aereo. Serve un leader che sappia intervenire subito quando all'orizzonte si possono intravedere conflitti. Nei miei 2 anni avete visto i progressi, il benessere che ho portato al mio paese? Con me ci siamo lasciati alle spalle le guerre del mio predecessore. Cioè, capite qua? Cioè, negli Stati Uniti possono dire tutte le falsità più. Sappiamo tutti che l'unico presidente degli ultimi, insomma, che non ha fatto guerra è stato Donald Trump. E lui invece, Biden, dice che con lui, con Biden, si sono lasciati alle spalle le guerre del suo predecessore. E allora, commenta JP, qui io ho pensato che avesse registrato lo spot a Santa Cruz. Vabbè, poi aggiunge tra parentesi, chi ha seguito Marcotti sa cosa intendo. Ma proseguiamo con la lettera di JP. Poi dice una cosa e qui io non riderei molto. Dice che nel nostro paese ci sono gli estremisti che non verranno sconfitti, ma eliminati. Tanto per farvi capire, così vi fate un'idea. Se i genitori protestano perché nelle scuole elementari si fanno corsi di LGBTQ, questi vengono classificati come estremisti. Questo solo per darvi un'idea. In poche parole, chi non la pensa come loro è estremista. I media di mainstream hanno applaudito lo spot di Joe. Hanno intervistato anche dei noti esponenti democratici che si sono dichiarati molto contenti della decisione di Joe e che sicuramente riconfermerà come vice la Kamala, che ha fatto vedere grandi doti nel gestire situazioni molto difficili. Con lei il confine con il Messico è sempre stato sotto controllo. Vorrei darvi il dato di quanti migranti non regolari, chiamiamoli così, sono stati fermati dopo che avevano passato il confine e poi rilasciati, come succede da voi in Italia. Per l'anno 2022 sono stati
2.760.000. Questi, quelli schedati. Chissà poi quanti altri sono riusciti ad entrare senza essere stati presi. Ma per i democratici il confine era sigillato. Meno male che c'era la Kamala e che il confine era sigillato. Certo che la nostra Kamala sarebbe proprio il sogno per le ONG che operano nel vostro Mediterraneo, commenta sempre JP. Ma proseguiamo. Come scrissi a Giancarlo tempo addietro e lui vi disse alcuni giorni fa, le primarie del Partito Democratico cominceranno dal South Carolina. Sì, perché la tradizione era che si cominciava dall'Iowa, dove nel 2020 Joe perse di brutto. Poi vinse alla grande nel South Carolina e tutto si fermò successivamente per la pandemia. 2 anni fa, in South Carolina, Joe si fece capire, e il grande JP mette questo capire tra virgolette. Allora, Joe si fece capire dalla popolazione afroamericana che in quello stato è numerosa e disse che c'era in ballo l'assegno di sussidio, per cui meglio fare i bravi. Penso che ci siamo capiti. I democratici vogliono a tutti i costi poter continuare il voto per posta. In una prossima lettera vi spiegherò meglio il perché. Non solo, ma quando mi arriverà la scheda elettorale con tanto di busta, qui in California è già deciso che si voterà così come negli stati a conduzione democratica, chiederei fin d'ora a Giancarlo di farla vedere agli ascoltatori, così capiranno che non è cosa seria. Ritenete naturalmente che il voto debba essere segreto. E allora, nella busta non c'è solo il vostro nome, ma anche l'indirizzo. Potete già immaginarvi cosa possa essere il voto postale. Ma, come detto, delle elezioni ne parleremo più in là. Un paio di cose prima che, insomma, di chiudere, cose che molto probabilmente potranno interessare. Nelle ultime settimane sono 100 i miliardi di dollari che sono stati ritirati dai correntisti dalle nostre banche. Le banche mandano email dicendo ai loro correntisti di stare tranquilli, ma pare che la gente non si fidi molto. I 100 miliardi di dollari ritirati è una notizia data dall'Associazione delle Banche. Infine, ecco, JP mi dà una notizia veramente stupenda, oserei dire meravigliosa, non solo per gli Stati Uniti, ma per il mondo intero. Ma è una notizia che non si può dare e non si può rendere pubblica. Tuttavia vi assicuro che è una splendida notizia per il mondo intero. Quindi un grazie ancora a JP e a presto.